Sono cresciuta in una famiglia dove quasi tutti sono dei legali, degli avvocati, dei notai. Ho cercato di trovare un'ottimizzazione tra quello che era accontentare i miei genitori nella possibilità di diventare un avvocato e poi capire che oltre a una buona comunicazione ci voleva qualcos'altro di cui ero priva. Parallelamente la possibilità di godere di molte forme d'arte, dal balletto all'opera, e ha ringrandito quello che era un processo creativo che già si stava ben definendo dentro di me. Per questa grande passione che è la moda, ho incominciato a fare il percorso che fa qualsiasi truccatrice su Milano, di recarmi con un appuntamento presso tutte le agenzie e mi dicevano: guarda, sei simpatica, sei molto carina, hai anche la capacità di parlare molto bene, però non hai i lavori per Milano. Perché perseverare è diventato quindi uno dei motivi basilari della mia vita. Con questa resistenza ho praticamente nella stessa giornata fatto circa 6-7 appuntamenti a Milano e l'ultimo si è concluso in quello che era un mondo che apparentemente parlava solo ed esclusivamente di Versace. Sono stata scelta per diventare la personal di Donatella Versace e mi sono occupata del look di Donatella. Il completamento di questa crescita professionale era creare una mia linea di make-up, un prodotto che si conformava alle mie esigenze e a quella che era la visione di bellezza che avevo io. Non è facile capire da dove si inizia, però una certezza c'era: fare le cose fatte bene e fatte con amore. Bisogna prendersi il tempo e avere la forza di provare e riprovare, ammettendo quelli che sono i propri sbagli. Mia madre è stata la mia beauty icon, era una lancomista convinta. Io ricordo anni in cui accompagnavo mia madre in Rinascente e adoravo quando la truccavano, quando riusciva comunque a trasferirmi quel concetto di bellezza e di eleganza che non sempre è accostato al concetto di bellezza. Sono cresciuta con quell'idea che la bellezza è un gate tra il mondo interno e il mondo esterno di ogni donna. Le quattro stagioni possono essere un riferimento primario per aiutare una donna a capire quali sono i colori da avvicinare a sé, però poi ritengo che bisogna parlare unicamente in un'intervista che ci mostra anche la personalità di una persona e unire quindi questo ambito sia di colore che di forma a quella che è la personalità. Un po' l'insieme di quella che è stata la mia esperienza di vita, cercare comunque di tirare fuori il meglio di te anche quando la vita ti mette dei muri che sembrano insormontabili. L'unico modo per, secondo me, per poterlo superare è quello sempre di abbinare fiducia e amore. Ho avuto una vita costellata da situazioni che probabilmente non avrei scelto, ma sono capitate. E quando capitano hai solo una possibilità, quella di perdonare. Perdonare prima te stessa, perché nessuno ha un manuale da cui apprendere e dire: fammi vedere dove ho fatto bene, fammi vedere dove ho fatto male. C'è un proverbio bellissimo che dice: nessuno di noi può scegliere quando inizia la tua vita e quando finisce la tua vita, però ognuno di noi ha sempre la possibilità di mettere un punto in un qualsiasi momento e anche più volte lungo il percorso della vita e di ricominciare a farlo meglio.